Riparte il secondo quarto con la rimessa dei rossi della Staccata Basket. Per chi è che si è collegato in questo momento al nostro canale, lo informiamo che si sta disputando l'incontro di basket campionato Under 17 Eccellenza 2013-2014 Regione Marche, presso il palazzetto di San Severino Marche Ciarapica. Le squadre che si stanno affrontando, squadra di casa San Severino Marche che gioca con la maglia bianca, mentre la squadra ospite Sacrata Basket che gioca con la maglia rossa. Un tiro da tre del numero 8 Severini che porta a 12 il risultato per i padroni di casa, contro i 19 della Sacrata Basket. Numero 4 Angeletti, 2 punti, 12-21 per la Sacrata Basket. Ed è il numero 8 Minnucci, 2 punti, 12 San Severino, 23 Sacrata Basket Porto Potenza. Siamo alla rimessa, numero 8 Minnucci, ci sono dei cambi, numero... Allora diciamo che il numero 4 butta fuoco e invece l'altro non era butta fuoco ma era il numero 0 Amici. Per il San Severino. Thank you.
Abbiamo visto che anche l'altro aveva il numero 4, pensavamo che l'altro era butto a fuoco. Numero 24 che prende miracolosamente la palla e sbaglia canestro. Riescono di nuovo a guadagnare la palla il 24, Gianluca Sebastiani, questa volta non perdona, altri due punti per i rossi. Tiro da 3 per il numero 4, butta fuoco, ma il ferro dice no alla rimessa. L'arbitro ferma momentaneamente il gioco perché c'è qualcosa sul parquet che potrebbe recare problemi ai giocatori. Canestro per il San Severino che guadagna 2 punti. Numero 8 Sagrata, Minnucci fermato dal numero 9 Turchi. Prova da lontano. Il ferro butta fuori la palla di Angeletti che aveva fatto un tiro preciso ma purtroppo non è entrato, e riparte la Sagrata, numero 24 Gianluca Sebastiani che subisce un fallo. Guadagna 2 tiri liberi il numero 24 della Sagrada Basket, Gianluca Sebastiani. Primo preso. Secondo quasi. Viene buttato fuori proprio dal canestro. Ricordiamo il risultato: 14 San Severino, 26 Sagrada Basket. Bellissimo il canestro del numero 8 del San Severino, Severini, 24 ancora l'attacco, Gianluca Sebastiani guadagna altro tiro libero mentre si prepara il numero 23 Morresi per la Sagrada Basket, esce Nibaldi, e il numero 11 per il San Severino Uncini capitano, esce il numero 4 Buttafuoco. Bellissima partita, entrambe le squadre si stanno impegnando, ottimo spettacolo per il pubblico. Complimenti al numero 24, a Gianluca Sebastiani, due canestri perfetti.
Cervellini, bravo Cervellini, numero 18, che riesce a guadagnare due punti. Bel canestro. Prova a distanza Uncini, ma non riesce. Si riparte con il San Severino. Ancora la palla per il San Severino. Rimessa laterale. Bene. Bravissimo il numero 11, Uncini, che oltre ad essere stato ostacolato dagli avversari riesce a prendere il canestro e guadagna un tiro libero. Numero 11, San Severino, Uncini, capitano della squadra. Bravo. Preso il tiro libero, si riparte con la sacrata, c'è un cambio, esce il numero 0 Amici e entra il numero 7 Buccolini. Ricordiamo il punteggio 20 San Severino Marche, 30 sacrata. Tiro a lunga distanza da Cervellini, ottimo passaggio per il 24, ma sbaglia il numero 4 Angeletti. Che recupera la palla di San Severino, che si porta sull'area avversaria. Riprende la palla la sacrata. Ancora i rossi all'attacco. No, Angeletti ancora sbaglia dei canestri importantissimi per la squadra. Scadono i 24 secondi e poi il San Severino attacca e ottimo canestro per il numero 11 Uncini, che oltre il canestro riesce a guadagnare anche i tiri liberi. Un minuto prima dei tiri. Ricordiamo il punteggio 22 il San Severino contro i 30 della Sacrata Basket. 2 minuti e 27 secondi alla fine del secondo quarto. Tredici minuti dall'inizio della partita. Un tiro libero porta la squadra a 23 punti, riesce a prendere il canestro e avanza la Sacrata Basket.
Ottimo canestro per la Sacrata. 23 a 33. Sono 10 punti che separano la squadra ospite con quella locale. Altri tiri liberi per il San Severino. Si pone avanti al canestro il numero 18 Alimi. Primo tiro preso. Secondo tiro preso. Bravissimo il numero 18. 25 San Severino, 33 Sacrata Basket. Prova Cervellini, non riesce, riguadagna Sebastiani, altro errore, recupera la palla di San Severino, il numero 9 guadagna, altro tiro libero. Cambio. Esce il numero 3, numero 23 Morresi, entra il numero 9 Sebastiani Alessandro. Primo canestro sbagliato per Turchi del San Severino. Secondo pure sbagliato, recupera la Sacrata. E c'è un fallo a favore della Sacrata Basket. Ai tiri liberi il numero 12 Nibaldi. C'è un cambio, esce il numero 9 Turchi, entra il numero 27 Potenza. Tiro preso, secondo tiro pure, bravo Nibaldi. 35 Sacrata Basket, 25 San Severino Marche. Canestro del numero 18 del San Severino Marche, Alimi, che guadagna anche un fallo, quindi si pone per i tiri liberi. Un tiro non va a canestro. Altro fallo da parte del numero 8 Minnucci. Numero 27 del San Severino Potenza. Esce il numero 18 Cervellini, entra il numero 4 Angeletti e esce il numero 8 Minnucci della Sacrata Basket e entra il numero 6 Chiaramoni. Si pensava un tiro, invece erano due tiri. Comunque il primo tiro non è stato preso al canestro, il secondo è stato preso al numero 27. 28 San Severino, 35
Sacrata Basket. 46 secondi al termine del secondo quarto. C'è un cambio da parte del San Severino, entra il numero 11 Uncini, esce il numero 24 Marinozzi. San Severino all'attacco. Ottimo il numero 11, la serie di palleggi, ma ancora ferma il gioco l'arbitro, passi per il San Severino e siamo a un minuto, a pochi secondi, chiesto un minuto, a pochi secondi dal termine del secondo quarto, dove vediamo il punteggio per il San Severino, 28 punti contro i 35 della Sacrata Basket. Ricordiamo che stiamo al palazzetto Ciarapica di San Severino Marche, il campionato valevole Under 17 Eccellenza 2013-2014 Regione Marche. Attualmente il tempo è scorso per questo secondo quarto 24 minuti. E mancano ancora 17 secondi al termine. Parte la Sacrata con il numero 24 Sebastiani, numero 11 Filo, lunga distanza, pochi secondi per la fine. Un secondo al termine e ancora c'è un minuto di sospensione. Ci sono stati dei chiarimenti tra gli arbitri e coach della Sacrata. Attendiamo l'ultimo secondo di gioco. 28 San Severino, 35 Sacrata. Giocatori in campo per questo ultimo secondo. Palla ai bianchi. E finisce il secondo quarto e si va a riposo lungo con il punteggio di 28 per il San Severino Marche contro i 35 per la Sacrata Basket Porto Potenza Picena. A dopo.